Buongiorno e buonasera dal vostro zio di tre ragazzi, eccoci qua su Atlas 2. Il terrore fatto a videogioco. Io sul vecchio canale anni fa portai il primo insieme a DLC, bellissime esperienze che ho potuto provare sulla mia pellaccia e che avete potuto visionare alle mie spalle perché vi siete messi a ridere quando mi sono cagato sotto. E ai tempi non usavo la webcam, questa volta ci sta e ci sarà molto molto divertimento. Forza, andiamo! Con il secondo capitolo. Difficoltà, facciamola normale perché non voglio impazzire. Però contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale. Sicuramente non ci saranno donne nude. Anzi, più che altro, mi ricordo in passato che stavano i piselloni degli uomini. Quindi, ai, ai. E il linguaggio esplicito. Buon divertimento. Almeno mi augurate di buon divertimento. Lynn Langerman è una giornalista investigativa che indaga sull'omicidio di una ragazza incinta, morta in circostanze inspiegabili nella provincia rurale dell'Arizona. Tu avresti pari di Blake Langerman, suo marito, assistente e cameraman. Documenta tutto. Non siete combattenti, quindi l'unico modo per sfuggire agli orrori che vi attendono in questo luogo remoto è correre, nascondervi o morire, oppure farsi i cazzi propri e rimanere in casa. E il Signore si rivolse a me con parole ineffabili e disse: non disperare perché la disperazione non. Non ho potuto leggere la Bibbia. Vabbè. Ma quale Bibbia è Bibbia? Qua c'è scritto: apriti a me come una moglie apre la sua fica al marito ed esulta nell'atto della creazione. Oh, e vai. Credo che. È roba satanica questa. Vabbè. Ah, questo gioco mi stupisce sempre più in positivo. Scusatemi per l'interruzione. E riprendiamo. Vi ho voluto dire questo durante l'editing. Mamma mia. Ah, sta parlando la moglie? No, non era la moglie, no, che cacchio era? Ma... Un'altra donna. La moglie è già cornuta in partenza! Ah, l'amica d'infanzia... Le ultime parole famose perché accadrà qualcosa? Io sono concentrato a leggere i sottotitoli. Devo ammettere che la grafica rispetto al primo capitolo è superiore. Ah, ecco la classica videocamera. Pilota, ti paghi a me e guidi una merda. È un professionista. Ah, fa addirittura 50 megabit di bitrate, full HD. Si sta preparando la signora. I'm Lynn Langerman, here for newstomorrow.net. We're flying past the Havasupai Indian Reservation in quindi troveremo gli indiani che fanno uhu con la bocca? Hey Lynn, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should e fare probably audience. Too. I mean, how it Audience. La pronuncia corretta. Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. Succederà qualcosa adesso? Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of Ecco, highway ecco! 100 miles from the nearest. We lost the engine! Te pareva? E adesso si precipita con un elicottero. Ma come ha salvato la moglie in maniera tempestiva? Ma rimanete a casa a cucinare la torta di mele. Ah, la croce al contrario. I satanisti. Tutto ciò mi rincuora. Dove cacchio siamo? In una scuola? Ma
Gesù Cristo in croce? Perché siamo qui? Comunque, raga, fatemi sapere se vi piace l'illuminazione che ho messo in questo momento. Perché così si vede meglio il mio volto. L'arma ha detto che si apre da solo. Speriamo, vediamo meglio. Ah, ma sono loro tre. Ah, lui, la moglie e l'amica d'infanzia. Primo posto. Ah, Jessica. Non c'è nient'altro? No. Ciao Gesù, com'è essere lì in croce? Doloroso, immagino. Ammetto che vedere un Gesù in scala quasi 1-1 in una scuola mi farebbe abbastanza paura, specialmente se sono un bambino delle elementari. Ma vabbè. Anche se qua credo che siamo più alle medie. Medie oppure prima superiore? Vabbè. Continuiamo. Queste voci non mi piacciono. Raga, non si corre. Sto cercando di farlo, ma non fa nulla. Quella è l'uscita. Jump scare in arrivo? È citofonata la cosa. Io mi preparo. Oh oh, mi devo girare? Che cacchio? We're not alone here. Ero in un succo di lamponi. Controlliamo uno che è andato fuori di testa, fa gli incubi e io per colpa sua me li dovrò assorbire. Ci siamo salvati dallo schianto dell'elicottero. Vai, liberiamoci. Da quel che ho capito ci saranno meno jump scare rispetto al primo capitolo, però come trama è una spanna avanti. Oh, fuck. L'elicottero è lì. La moglie sarà viva? Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Rivedi il materiale girato. Ah, bello sta. Mi piace, mi piace. Obiettivo, trova Lynn. Ok. Dobbiamo buttarci da qui? Ah, ecco. Mi sembrava strano. Vai. Poi si scende da qua. Ah, questa volta corre il protagonista. Salta, salta. Vabbè, un po' stile sì, Resident Evil 7. Perché si è ispirato molto da Outlast come gameplay. No! Ho premuto avanti spazio. Devo fare solo lo spazio. Sono andato a suicidarmi. Porca miseria, iniziamo bene con le morti, eh? Ah. E che cavolo, da un'altezza così bassa ti sei fatto pure male. Dai, non perdiamo tempo. Che cavolo, non voglio già bloccarmi inizio game. Oh, rischio di morire, per davvero. Dai. Ah, cittirello, devo prendere uno spazio. Sono diventato anche cieco. Corriamo dalla nostra mogliettina. Ah, questo è un evento importante. Sta registrando. Oh, shit. Jesus. Is... No, there's no bodies. She's not in here. Allora, voglio un attimo rivedere il filmato registrato. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. È normale che è l'unico obiettivo. Allora, che fa se clicco qui? Riproduci. She wasn't there. Lynn's body wasn't in the wreckage. Ah, she bella questa idea. Poteva essere ancora. Sì, potrebbe essere ancora viva. Perché il corpo non c'è. Ah, ma che belle unghie pulite, eh? Hai il tizio. Lynn! Dove sei? Oh, ora si comincia a ragionare. Qua non troviamo. Ah, abbiamo trovato una band. E basta. Il pilota credo che sia morto. Che magari.
Mi sto sbagliando. La vedo una luce. Come mai? Oh, oh fuck me. Ma mica il pilota. Not happen in the crash. Fuck this. Man. Che bell'inizio. Mi piace, è troppo un impiccato con un palo. E ovviamente come l'hanno infilzato? Dal buco del culo. Ah no, è solo legato, peccato. Lo speravo. Comunque il pilota. Jesus Christ, Lynn. Ah, bello però che poi il filmato si basa ovviamente al mio movimento con la... sì, videocamera. Come lo vedete da vicino? Ah, sta anche con il pisellino da fuori. Bello, con tanto di scroto. Guardate, mi sta venendo fame. Ho capito. Posso anche guardare indietro come al primo. Vabbè, corriamo. Spero di non trovare la moglie che ha fatto la stessa fine del pilota. Ma ovviamente non accadrà, perché se no il gioco finirebbe subito. No, stiamo ancora registrando. Oh, thank God. I thought miles from anything. Un villaggio. Come ti ringrazio. E secondo te in questo villaggio troveremo dei contadini buoni che ci offriranno latte, pane e caciotte e un pasto caldo, un lettino dove dormire. Ma io credo che l'unica cosa che ci offriranno saranno forconi dritti nel sedere. Allora, ci sarà un altro filmatino che lo voglio vedere. Non dovrebbe essere niente per Miles. Ma non sono solo qui. Fuck, non sono solo qui. La vedo molto male. Vabbè, raga, andiamo. Meno che con la discesa si corre velocemente. Devo preoccuparmi? Ah, una tempesta di sabbia. Hello? C'è nessuno? I'm lost and hurt. Ho paura di aprire? No. Non possiamo. Quindi si va avanti? Sì. Vabbè, continuiamo. Oh. Non facciamo scherzi. Per favore, perché non voglio crepare. L'infarto. Per la paura. Qua ho bisogno di fare cose se non vedo nulla. Is anybody there? Please. Oh mamma. Altro Gesù. Con belle teste di bambole. Ah, guarda. Tante bamboline. Carine e coccolose ci sono qui. Hey man. Oh shit. Oh shit, you're... Perché sta facendo così secondo me? Cioè cacchio, ma tu vedi che questo è morto? Dici, ehi, ehi, come stai? Sì, sta benissimo, guarda. Ha soltanto un problemino di... Ah, mi... Oddio, sembra che mi stia guardando con quell'occhio. Cos'è questo foglio? Mia amata Ellie, il pensiero di ciò che abbiamo fatto e il distacco forzato dei nostri piccolini mi tormentano. Ho quindi deciso di lasciare tutto e spero tu possa perdonarmi, così come speri che Dio perdoni questa mia ultima colpa. Wow. Sempre che Dio non decida di condannarmi alle fiamme eterne per questo peccato. Fino allora spero tu possa trovare il conforto necessario tra le braccia di Papa Knot. Tuo per sempre, Tom. Se la fece con il Papa. Io me ne vado, non ho visto e sento nulla. Quel pazzo può rimanere lì dentro per quanto mi riguarda. Oh! Ma che cacchio era? Oh cavolo! Non siamo soli in questo villaggio. No, porta non si apre.
No, non possiamo aprire la finestra. No, 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 no. Ah, bello con gli occhiettini carini e coccolosi. E già sono sicuro che prima o poi ci sarà l'inseguimento nei nostri confronti. E vabbè, che sarà mai? Un po' di budella. Non ci vedo più dalla fame. Allora, il tizio prima o poi apparirà all'improvviso. Un'altra persona mo. C'è nessuno? Che cacchio è sto tizio? Ma mica è il papa questo? Sto sentendo delle urla? Perché ci sta l'armadio per nascondermi? Ma chi sta urlando? Beh, vedremo dopo, dai. Tanto vogliono gli altri, mica noi. Che dice? Vabbè, io chiudo. Non si sa mai, sapete com'è. Allora, leggiamo. Caro padre, il nostro amato Dio continua a concedermi visioni e ora sono convinta più che mai che il nemico è ogni giorno più vicino. Stavo rimuovendo le macchie dal pavimento della stanza di Daniel, quando una musica benedetta iniziò a crescere dentro di me, facendomi sprofondare in una sorta di trance. Fu allora che vidi una creatura simile a un sole infuocato con file su file di denti. Dalle sue membra... Ok. Penzolavano quelle che io credevo essere braccia, ma che in realtà erano semplicemente delle palle. Ah no, cazzi eretti pronti alla penetrazione. Cioè, io mi ero inventato la battuta delle palle, invece il gioco no, è andato proprio direttamente sul dolce parlando di cazzi. Bellissimo. Qualcuno vuole qualche cazzo per colazione, pranzo e cena? Sono stati tanti, ragazzi, sono pronti alla penetrazione. E mentre scendeva lentamente, questo sole mostruoso fotteva la terra. Sole che fa sesso con la terra. Mi hanno superato alla grande con le battute squallide, complimenti. Dovrò conoscere questa persona che ha scritto questa lettera. Vabbè. Dando vita a orrori scomposti che sorgevano dalle fiamme. Il panico mi aveva paralizzato e mi impediva di respirare. Mi tornarono alla mente i ricordi del passato, di quando accecai Daniel con la lascivia. Non la conosco questa lascivia, ma va bene. Poi dopo vedrò che cosa è su Google per conoscenze personali. E mi sforzai di piangere senza riuscirci. Quando mi risvegliai ero bagnata di piacere. Ah! E desiderava ardentemente un uomo dentro di me. E quella sensazione non era dissimile dal terrore stesso. Una donna molto molto birichina. Meno male che una donna di fede, ragazzi. Donna di fede! Faccia mia! E se non lo era, che faceva? Si trombava tutto il villaggio, comprese mucche e tori. Cercai... Ah, ma le mucche sono femmine, che sta a dire? Vabbè, andiamo avanti. Cercai conforto nei tuoi insegnamenti, il terrore e gioia nel progetto di Dio, ma troverei maggiore piacere sentendo la tua virilità dentro di me e pregando che l'anticristo venga strangolato nel mio ventre, la pecora più fedele del tuo gregge, consumata da pio desiderio. E che pio 3D... Spero che non arriverà mai a questa che ho preso, no più mi manderà a fanculo. Lisa. E brava Lisa! Si vuole fare a questo? Ti piacciono, eh? I piselloni! Io spero che non vorranno mettermi poi a me questi cosi penetranti nel mio sedere, eh? Io sono rimasto vergine nel culo e voglio rimanerci fino alla morte. Io adesso ho paura. Sto sudando come anche con i piedi e non è un bello spettacolo. Ringraziatemi che non vi mostro i miei piedini. Anche perché non sono una donna e non credo che vi vogliate vederli. Giusta? No. Ah, devo filmare qua. Mettiamo. Ma che. That's fucked up. Perché ci sono foto di bambini? Che roba è, raga? Tragedy wall, topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Questi sono fuori di testa. No, 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 io ho paura, ho paura. Ho tanta, tanta paura. Dove entrare qui? Ah! Si può aprire la... Ah! Oh!
Wow! Ho avuto paura degli uccelli. Mamma mia, che spavento sto maledetto corvo. Però non mi piace che il gioco è fin troppo scuro. Così possiamo uscire, ma prima di farlo voglio aprire questa porta. Naturalmente ho bloccata. Letto sporco di sangue. Ma io ripeto, chi ve l'ha fatto fare andare in questo villaggio? Ma statevene a casa. Cosa non si fa per il successo? Passiamo di qua. Qualcosa accadrà. Troppe croci per i miei gusti. Sta terminando anche la batteria. Io corro allora. Sento un rumore. Satana. No, devo scendere qui. Ma seri? Ma che hanno fatto un rito satanico? Il lamento. Ah no. Ah no, il tamento della levatrice. Il bambino in arrivo. Il coltello al tramonto. Il bambino in arrivo. Levatrice, tieni pronto. Madre del nemico dal ventre infettato. La creazione di Dio salvata col peccato. Ritornello. Alleluia, si placa la tempesta. La nostra attesa è finita. Nasce il nemico in un'alba funesta. Ma Templegate perderà la vita. Cresce il bambino nel ventre dilatato. Cresce il bambino dell'inferno inviato. Che c'è scritto? Ah, Ezechiele attende con la lama affilata. In ginocchio preghiamo del Signore la chiamata. E poi c'è il ritornello sempre. Io lascio la lettera lì e vaffanculo. Ah, bella, che fanno pure le filastrocche, si dice. Mi piace. Come si chiama questa setta satanica? Ha un nome in particolare? È una delle tante che esistono al mondo. Ma che cacchio? Innanzitutto ricarico la... Sì, perché non si sa mai. God. Tutti i cadaveri? Sono rimasta a bocca aperta. Ah, c'è una via qui. Ok, andiamo. Raga, io penso che il video lo farò continuare un altro po', eh. Proviamoci. Ah, si può anche strisciare. È bella sta cosa. Andiamocene subito da là dentro, va. Ciao ciao piccolini. Oh, non si vede quasi nulla in sto maledetto gioco. Qua veramente sei costretto a stare. Chi sta parlando? Ma chi è? Ma non lo vedo. Ma non potete farmi questo! Non mi ho trovato la batteria. Vi prego! Lasciatemi tornare a casa! Ma camminiamo... Miseria, ma che cacchio è? Mi posso curare? Ah, con le bende. Ma dove è andata a finire? Io adesso ho una paura di beccarla di nuovo. Ma dove sta? Ma dov'è? Ma dov'è sta pazza? Ma come? No, vabbè, è assurdo. Vabbè. Proprio dritto nel pisellino. Sono morto con Steve. Perfetto ragazzi, ed è questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto.
L'inizio è stato un po' lentino, poi man mano l'adrenalina è iniziata a crescere su di me. Ho beccato questa pazza con questo piccone e me l'ho infilato direttamente nel pisellino. Diciamo che ha fatto una sorta di fusione. No, vabbè, troppo bella poi quella lettina di quella donna che era proprio arrapata al massimo. E che cacchio. Cioè, io in confronto sono una piccola loli verginella. Cioè, ho detto tutto. Io vi saluto, grazie se avete visto questo video, spero che vi siate divertiti e che stiate amando il mio modo di commentare questo video, perché è vero che ormai lo stanno registrando in tantissimi su YouTube Italia, anzi diciamo in tutto YouTube, però, magari il mio commentary risulterà unico nel suo genere. Vabbè, ragazzi, ci sentiamo ai prossimi video di questo gioco perché lo voglio terminare subito e grazie ancora. Bye bye.